Ragazzi, benvenuti in questa top 5 dei videogiochi più difficili che io abbia mai giocato. Innanzitutto mi hanno detto in molti che su Nintendo NES siano usciti i videogiochi più difficili. E infatti era così. Però c'è un videogioco nel secondo posto che non è per il NES. Lo scopriremo insieme. Avanti, andiamo. Numero 5. Bionic Commando. Allora, Bionic Commando, come già sapete, il protagonista ha una mano bionica dove si aggancia sui pali. Ragazzi, è veramente una cosa difficilissima saltare su un'altra piattaforma. Infatti, più di una volta siamo caduti nel vuoto. È veramente una cosa allucinante che mi ha fatto innervosire tantissimo perché infatti ci ho perso tantissime partite in questo modo. Quindi, quinto posto meritato. Numero 4. Paperboy. Allora, Paperboy. Da esteticamente sembra un gioco semplice, invece ragazzi è veramente una cosa allucinante. Infatti esistono soltanto 7 livelli per ogni giorno della settimana. Ragazzi, solo in pochi sono riusciti ad arrivare a vincere il livello martedì. È veramente una cosa incredibile. Infatti nessuno è mai arrivato a finire il gioco. Incredibile. Numero 3. Contra, un videogioco famosissimo su NES, è un videogioco bellissimo, ma che allo stesso tempo te lo fa odiare. Infatti, molti giocatori non ci hanno mai più giocato e l'hanno considerato brutto. Cioè, quindi Contra è un videogioco bello, ma che ti fa odiare. Perché? Perché tra mille proiettili che ti arrivano, soldati che all'impazzata con mitragliatrici, fucili e pistole, missili lancianfucici che ti arrivano in faccia, mine che trovi a terra, è qualcosa di incredibile. Però comunque Contra è un bel gioco. Numero 2, Ninja Gaiden. Eccolo qua, il gioco che vi stavo parlando all'inizio del video. Allora, Ninja Gaiden, il primo videogioco, remake della vecchia serie su Nintendo NES, è considerato uno dei videogiochi più difficili. E infatti è vero. Io quando l'ho provato a casa di un mio amico, non sono riuscito a superare il quinto e sesto stage. Era qualcosa di anomalo. Era veramente, veramente difficile. Perché provo, pa, morì subito. Incredibile. Numero 1. Battletoads. Allora, Battletoads è sempre un videogioco uscito per il NES ed è adatto solo per i bambini. Ragazzi, non è vero proprio. È un videogioco veramente, veramente difficile. Come può un videogioco per bambini essere così difficile? Questa è la risposta. I creatori di Battletoads non avranno nemmeno pensato che i bambini non ci potevano riuscire a completare i livelli. È veramente un videogioco impossibile. Noi, la cosa che fa arrabbiare è incredibile, è che non possiamo nemmeno salvare la partita. Quindi, per completare il gioco, dobbiamo stare un'intera giornata sul NES. E tra l'altro, abbiamo soltanto 3 continue vite da utilizzare, ovvero non avremo vite extra. Quindi, noi per tutta la partita avremo soltanto 3 vite, senza nemmeno una extra. È qualcosa di impossibile, qualcosa di incredibile. Infatti esiste un livello molto famoso dove il nostro protagonista, che è una rana, salirà sulla navicella e dovrà evitare gli ostacoli. Questi ostacoli compaiono ogni 2 secondi, velocemente tra loro. Quindi è qualcosa di impossibile, anomalo. Ragazzi, non giocateci perché è veramente qualcosa di impossibile. Se non avete nervi saldi, non giocateci. Poi se volete provare, provatelo pure. Comunque io vi ho avvisato. Provateci e ditemi la vostra su questo videogioco. Potete sempre scaricare l'emulatore con la ROM di questo videogioco. E poi dopo mi dite, dopo che l'avete provato, come vi è sembrato. Io non ho superato nemmeno il primo livello.
questa è la mia classifica top 5 dei videogiochi più difficili della storia. E con questo ho concluso. Iscrivetevi, commentate e votate.